Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della Google Developers Live Italia. Io sono Mauro Solcia ed oggi voglio mostrarvi come poter accedere alle informazioni contenute nel vostro account di Google Drive attraverso JavaScript. Nella precedente puntata avevamo visto come poter hostare un site direttamente su Google Drive e avevamo aggiunto una parte dinamica, questa tabellina qui, in cui per MIME type mostravamo il numero di file presenti su Google Drive. Prima di tutto, se vogliamo iniziare ad utilizzare JavaScript, conviene dirigerci sulla documentazione ufficiale di Google Drive e andare a vedere il Quick Start. Questo perché vengono riportati passo passo tutte le operazioni che devono essere fatte anche precedentemente alla scrittura del codice. La prima e più importante operazione da fare è quella di configurare la nostra nuova applicazione all'interno della Google API Console. Non mi dilungherò a spiegarvi quali sono le operazioni da fare, in quanto sono molto dettagliate qui nel Quick Start. Successivamente viene presentata una pagina HTML che può essere copia e incollata per vedere subito il funzionamento. Andiamo invece ad analizzare in dettaglio le nostre pagine. Questo è il contenuto della cartella che permette la visualizzazione del sito stato su Google Drive. Andiamo quindi a vedere la pagina index.html e qui vedremo che nel header importiamo lo script personalizzato, code.js, e lo script che permette di caricare la Google API Client Library per JavaScript. E specifichiamo come parametro onLoad di effettuare una chiamata alla nostra funzione handleClientLoad al termine del caricamento della Client Library. Andiamo a vedere il nostro codice e vediamo che qui abbiamo riportato la funzione handleClientLoad e checkout direttamente dal sample. Eccole qui nel sample. Queste due funzioni si occupano di verificare l'autenticazione del nostro utente. Ma prima abbiamo la configurazione di due variabili importanti per tutto il resto del nostro codice. Prima di tutto il client ID. Questo è il codice identificativo univoco della nostra applicazione all'interno del Google API Console. Lo scope invece è cosa vogliamo poter accedere su Google Drive. Nel caso specifico abbiamo richiesto driver read-only metadata, in quanto non vogliamo effettuare modifiche sui metadati o proprietà dei documenti che sono presenti in Google Drive, e secondo vogliamo accedere solo ai metadati dei file su Google Drive, non vogliamo accedere al contenuto reale del file. Questo è molto importante perché alcune applicazioni che ad esempio devono solo visualizzare una semplice statistica come la nostra, richiedono comunque lo scope totale per Google Drive, e questo non tutti gli utenti lo gradiscono, in quanto richiedendo lo scope totale io potrei eliminare completamente tutti i file presenti su Google Drive. Continuiamo ad analizzare il codice e vediamo che al termine della funzione di autorizzazione aggiungiamo un callback in cui viene verificato come è andata l'autorizzazione, ed eventualmente viene mostrato il bottone di accedi e autorizza nuovamente. Se tutto è funzionato in maniera corretta, carichiamo l'API di Google Drive e aggiungiamo un'altra funzione di callback che verrà chiamata solo al termine del caricamento dell'API di Google Drive.
Questa è la funzione che si occupa effettivamente di accedere ai dati su Google Drive, ottenere la lista dei file e analizzarli per mostrarci la tabellina che abbiamo visto prima. Questa funzione, scusate, crea una funzione ricorsiva che analizzeremo in dettaglio dopo e inizializza la prima richiesta della lista dei file su Google Drive. Come potete vedere, questa funzione ha due parametri. Il primo, fields, ci permette di specificare quali delle informazioni dei metadati vogliamo ottenere per ogni file presente su Google Drive. Nel nostro caso specifico richiederemo solo ed esclusivamente il meme type e il next page token per gestire la paginazione dei risultati. Scusate. L'altro parametro è max result, che specifichiamo a 1000. 1000 è il valore massimo che si può specificare in max result. Di default invece è 100. Richiediamo il token di paginazione perché, ad esempio, nel mio account ci sono più di 7000 file di Google Drive e la chiamata a file list non restituisce più di 1000 risultati. Quindi siamo obbligati ad effettuare più di una richiesta per avere la lista completa dei miei file. Specifichiamo di ottenere semplicemente il meme type per ottimizzare il traffico di rete, diminuire la quantità di dati che vengono scambiati. Tanto per farvi un esempio, richiedendo i metadati di un singolo file su Google Drive, riceviamo circa 55 KB di informazioni in formato JSON. Effettuando questa richiesta, specificando di richiedere solo il meme type, i dati diminuiscono di molto e abbiamo circa 2K di informazioni per ogni file presente su Google Drive. Dopo aver creato la richiesta iniziale, chiamiamo la funzione creata dinamicamente che si occupa prima di tutto di eseguire la richiesta e di aggiungere una funzione di callback per gestire i risultati della richiesta che abbiamo appena effettuato. Una volta ricevuti i risultati, li concateniamo in un array e verifichiamo se abbiamo un page token, quindi abbiamo altri file da richiedere che sono presenti su Google Drive. Nel caso questi siano, nel caso abbiamo altri file da richiedere, creeremo una nuova richiesta passando un parametro aggiuntivo, il page token, e i fields e il max result come abbiamo fatto precedentemente. Una volta completate le richieste, quindi non avremo più un next page token, scriviamo nella pagina HTML una semplice statistica di quanto tempo è stato impiegato per caricare i dati ed infine chiamiamo la funzione displayFileStat che si occupa di scorrere la lista di file che abbiamo ottenuto, ottenerne il meme type e aggiungerlo al contatore per MimeType. Infine viene disegnata la tabella e in maniera dinamica e visualizzata, ottenendo questo risultato. Per questa introduzione di come utilizzare JavaScript per accedere ai dati di Google Drive è tutto. Se volete
approfondire gli argomenti trattati in questa puntata, la documentazione ufficiale di Google Drive contiene molti esempi anche per JavaScript dettagliati di tutte le funzioni che si possono richiamare attraverso la client library per JavaScript. Grazie a tutti, alla prossima, Mauro Solcia. Ciao!